Qui base lunare Alfa, situazione generale 2100 giorni dall'abbandono dell'orbita terrestre. Registrazione della dottoressa Ellen Russell. Questa mattina abbiamo sentito nello spazio un rumore spaventoso, il segnale della peste universale. Il comandante John Koenig è nel quadrante nord per lustrare una fascia di asteroidi che danno qualche speranza di insediamento. Tony? Sto ricevendo il segnale anche da un'altra posizione. Ingrandisci. Le nostre aquile sono delle bagnarole in confronto a quella. Tony ha cambiato rotta. Direzione? Direttamente su di noi. È una nave della peste universale. Sì, lo so. Pressione armamenti. Preparare i laser. Bersaglio, nave in avvicinamento. Chiediamo il permesso di planare. È urgente, chiediamo il permesso di planare. Identificatevi, prego. Il mio nome è Sayala. Vengo dalla galassia di Croton. Un membro del mio equipaggio è morto e un altro è gravemente ferito. Sono sola a comandare questa nave. Mi date il permesso di planare? Mi dispiace. Non avete il permesso di planare. Ma ha detto che ha un ferito a bordo. Sayala, la tua nave sta trasmettendo il segnale della peste universale. Sì, è vero, abbiamo un appestato a bordo, ma è isolato, quindi non c'è nessun pericolo per voi. Vi prego, aiutateci. Maya, analizza quella nave. Croton. I nostri astronomi di Psicon identificarono sorgenti controllate di emissione di fotoni nella terza galassia. Lo scanner conferma. Questa nave è guidata da fotoni. E l'armamento qual è? Nessun armamento. Ellen, manda un'unità medica alla zona di lancio. Prendi cura del ferito. Indossate tute anticontaminazione e prima di salire a bordo della nave fate attenzione che non ci sia pericolo di contagio per noi. Bene. Avete il permesso di planare. Grazie. Alan, prendi Maya e andate a ricevere gli alieni. E tenete gli occhi bene aperti. Piattaforma a livello d'imbarco. Parte la frattura cranica, ha perso molto sangue. Ma con il tuo aiuto la potremo salvare, dobbiamo. Com'è successo? Abbiamo un criminale a bordo, un pazzo che ha quasi distrutto la nostra civiltà. La mia missione era di portarlo in esilio su Teselena, il pianeta più distante dal nostro sistema. Sono bastati pochi momenti e lui si è liberato ed ecco il risultato. Ed è questo criminale il portatore della peste universale che avete? Sì, ma ora è al sicuro in isolamento. Va direttamente al centro medico. Ma che cosa hai fatto? Quello che dovevo fare. Niente di niente. Nessun segno di decadimento, ma solo come una forma di sospensione. Non ho mai visto una cosa del genere. Come va, Yesta? Non bene. Sto aspettando il rapporto medico.
Dovremo operare. Perché è una psiconiana. Questo ti dà il diritto di spararle? Perché è una psiconiana? Sì, per quello che hanno fatto al mio popolo. Siamo stati... Non me ne importa, un accidente! Senti, se Maya non ne viene fuori, resterai in prigione per tutto il resto della tua vita. Lascia che ti spieghi, ti prego. Tu non devi spiegarmi proprio niente. Tony, lasciala parlare. Alan, tu non ti immischiare. Coraggio, muoviti, vieni. Ti raggiungo subito. Ok, ma una sentinella sarà qui fuori in permanenza. Almeno tu sei gentile. Non è che io sia più malleabile di Tony, è che Maya conta molto per lui. Il sistema di Croton è costituito da molti popoli e da molti pianeti, fra cui il mio pianeta, Norvak. Per migliaia di Decon è stato riunito in una federazione amante della pace. Il pianeta Psikon ne era membro? Non sapevamo della sua esistenza fino all'arrivo di un certo Dorzak. Arrivò con un'astronave con altra gente chiedendo asilo e dicendo che il suo pianeta rischiava la distruzione. Sì, Maya sapeva che qualcuno aveva lasciato Psikon prima che esplodesse, ma non seppe mai se erano riusciti a salvarsi. Tecnicamente erano molto avanzati e noi fummo contenti del loro arrivo. Ma presto ci rendemmo conto che le psiconiani erano un virus che avrebbe distrutto la nostra società. No, un momento. Senti, stai generalizzando troppo. Maya non è affatto un virus. Non conoscete Psikon come lo conosciamo noi. Il loro potere è insidioso. Dorzak ha incitato alla violenza popoli che erano stati pacifici per migliaia di anni. Ma hai detto che Dorzak è prigioniero nella tua nave? Sì, abbiamo perfezionato un'arma per sconfiggerlo e la psicologia per usarla. L'arma che hai usato contro Maya? Lo Staser. Ti prego, aiutami. Se Maya non si riprende... I crotoniani non uccidono. Fu questa la nostra debolezza con Dorzak. Posso farla rinvenire. E allora fallo. E avrai Tony dalla tua parte. Lo Staser. Puoi convincerlo a fidarsi di me. Dimostrale che hai fiducia, Tony. Si sta riprendendo. Come ti senti? Bene, Helen. Perché? Perché mi hai fatto questo? Perché sei di Psikon. Ho avuto una brutta esperienza con la tua gente. Toglimela dai piedi. No, sta calma. Toglimela sta dai calma. Piedi, ho detto. Non ti agitare, Maya. Bene, rimandatela in prigione. Una guardia fuori della sua porta continuamente. Maya, senti. Una delle navi spaziali che fuggirono da Psikon prima che esplodesse raggiunse il sistema di Croton. Ma è meraviglioso. Non vi pare? Causarono molto male. Quando arrivarono, sembra che uno dei vostri, Dorzak... Dorzak? Ascolta. Secondo Sayala, li aggredì e tentò di prendere il comando. No, mente. Lei dice che ha fomentato un'insurrezione sul suo pianeta, Norvak. Sayala non dice la verità. Dorzak era un filosofo, un poeta, era un uomo di pace. Non può essere cambiato. Sayala sostiene che ha causato molto dolore sul suo pianeta. Non può essere. Per questo lo sta portando in esilio. Allora è vivo. È prigioniero sull'astronave di Sayala. Vero? Sì. Tony, voglio vederlo, ti prego, portami da lui. Mm.
non ho la peste, perché mi lasci mangiare sola? Ti farò compagnia. Tu mi sembri diverso dagli altri. Diverso? No. Proveniamo tutti dalla Terra. Forse alludi al mio carattere? Sì, credo di essere un pochino diverso. Provengo da un paese che si chiama Australia. Australia? È molto importante. Sì, lo è per me. Le nostre origini sono diverse, ma mi metti a mio agio e sei molto gentile. Anche tu mi metti a mio agio. C'è un solo modo per ripagarti della tua gentilezza, mettendoti in guardia dal pericolo che state correndo tutti. E la vostra psiconiana Maya farà di tutto per liberare Dorzak. Maya non farà nulla che non le sia permesso di fare. La loro fedeltà reciproca trascende ogni altro rapporto nell'universo. Tu non conosci Maya. Io non conosco Maya, ma conosco bene Dorzak. Anche in stasi è pericoloso. Un membro del mio equipaggio è morto e un altro sta per morire. Erano stati selezionati per la loro particolare abilità a resistere contro i suoi attacchi psicologici, eppure lui è riuscito a vincere le loro difese. Come? I guai cominciarono quando eravamo a metà strada da Teselena, il pianeta nel quale Dorzak deve essere esiliato. Il viaggio a Teselena è il più lungo che facciamo. E a parte la presenza di Dorzak, l'equipaggio ha dovuto affrontare lo stress di questo lunghissimo volo. Clea era di guardia quando le cose cominciarono ad andar male e purtroppo non era forte come Iesta e me contro la fatale influenza di Dorzak, anche se era in stasi. Computer ad equipaggio. Computer ad equipaggio. Desidero comunicare. Parla. Ci stiamo avvicinando ad un asteroide solitario. Un tempo era la luna del pianeta Terra. La sua traiettoria è alla cieca ed è abitato da circa 300 terrestri. La loro cultura è primitiva, legata alle leggi dell'antico continente. Non rappresentano pericolo per la missione. Sono state fatte correzioni di rotta ad evitare collisioni. Comunicazioni completate. Grazie, computer. Un errore nel comunicatore a lungo raggio. L'errore è... Sta zitto! Siamo arrivati a Teselena. Non potrei mai consentire loro di sottoporti a quella indegnità. Ma dove siamo?
Ci stiamo avvicinando ad un asteroide. Ci sono 300 alieni là. Arretrati, ma potenzialmente utili. Che cosa hai in mente? Potremmo impadronirci della nave e usare la loro base per tornare su Norvak. E gli altri? Pensavo che li potresti eliminare secondo il metodo di Psikon. Perché fai questo per me? Oh, Dorzak. Clea. Clea. Mia meravigliosa Clea. No. Ma che cosa hai fatto? È malvagio, Clea. Malvagio. Lo so, lo so. Vieni, vieni. Com'è successo? Io non lo so. Ti porto qualcosa da bere. Quando mi svegliai per il mio normale turno di guardia, Iesta stava morendo. Cosa è successo a Clea? La liberai dalla Stasi. Poi mi confessò quello che ti ho appena detto. Fu per lei talmente grande la colpa da sopportare che si lanciò nello spazio. E fu allora che cambiai rotta per chiedere il vostro aiuto. Tony Verdeschi chiede che gli sia portata Sayala. Dov'è? Giù agli hangar. Aspetta di salire sulla nave crotoniana. La psiconiana Maya è con lui? Sì. Visto? Comincia. Tony, perché dobbiamo aspettare il suo permesso? È il protocollo, Maya. Non si sale su un'astronave in visita senza il permesso del comandante. Anche se cerca chiaramente di ingannarci? Non ne siamo sicuri, Maya. Vorremmo salire a bordo della tua nave. E a quale scopo? Per poter parlare con Dorzak. Tu non puoi parlare con lui, è in stasi. Puoi toglierlo dalla stasi, quel tanto che ci possa consentire di fargli qualche domanda. Dovresti collaborare se dicessi la verità. Ma la dice, perché non l'ascoltate? Se io mento, allora perché Dorzak è prigioniero sulla mia nave? Perché Dorzak era al comando e tu eri in stasi. È proprio una psiconiana, distorce sempre la verità. Smettila di discutere, sarà Dorzak a dirci tutta la verità. Tu toglilo dalla stasi. Troppo pericoloso. C'è un testimone che può dirci cosa è accaduto. È al centro medico, Iesta. Sì, ma è sempre priva di sensi. Sarà bene che aspettiate che riprenda conoscenza. Non sappiamo ancora se la riprenderà. Sayala, non vorrei salire a bordo senza avere il tuo permesso, ma se non lo dai lo farò comunque. Questo non sarà mai. Signor Verdeschi, vuoi spostarti dal portello di entrata? Riportatela subito in prigione. Andiamo a cercare Dorzak. Grazie. Mi avevi preoccupato. Pensavo t'avesse conquistato. Mi ha conquistato. È un posto incredibile. Già. I crotoniani sono molto raffinati. Proprio come mi è sembrata Sayala. Sembra più funzionale che ornamentale. Già, ho guardato nelle altre alcove e non ci ho visto niente di simile. Cosa sarà, una spia elettronica? Sì, può darsi.
O forse solo un amuleto. Lo farò vedere al reparto tecnico. In un campo energetico. Però non mi sembra tanto minaccioso. Dorme troppo tranquillo per essere uno che distorce le menti. Lui non distorce affatto le menti. È molto più probabile che i crotoniani siano rimasti impressionati dalle sue idee. È possibile. Le sue idee erano viste come una minaccia alla costituzione crotoniana. I crotoniani stavano opprimendo un popolo e lui si opponeva a loro. È logico che lo mandassero in esilio. Allora Sayala potrebbe dire la verità, almeno su quello che è successo sulla nave. Beh, una versione della verità, tutto pur di impedirci di farlo rivivere. E se Sayala dicesse tutta la verità su quell'uomo? In questo caso, sarebbe molto pericoloso per noi farlo rivivere. Tony. Credo che non dovremmo correre questo rischio. Ma è un uomo meraviglioso, io lo conosco. Tu lo conoscevi quando era su Psico, non sai niente di lui dopo che è andato via. Dottoressa Russell? Sì, sono qui. Siamo pronti per l'intervento. Vengo subito. Ellen, se riesce a far riprendere i sensi a Yest, avremo risolto un sacco di problemi. Speriamo. Tony, io non sono l'unica psiconiana viva. Lo so. Credo di poterlo far uscire dalla stasi. Ma perché non aspettiamo di sentire prima la storia di Yest? Non pensavo più di poter rivedere uno della mia razza. Io devo parlare con lui. Scusa, ma se quello che dice Sayala è vero... Anche se le sue accuse fossero vere, non può far male a nessuno. È circondato da un campo energetico. Ok. Fa pure, prova a farlo rivivere. La prima fase è diminuire la pressione corticale provocata dalla frattura composta. E così riusciremo a fermare l'emorragia interna. Ma può ripresentarsi. Tutti i monitor sono in funzione? Sì. Cosa ne dici di questo? Non lo so. Mi sembra una specie di lega di metallo. Potrebbe essere stato messo lì di proposito. Mm-hmm. Bisogna toglierlo. Ha provocato l'emorragia. Tutto a posto? Fatelo subito analizzare. Tony? Sì, Ellen. Yest uscirà dall'anestesia tra pochi minuti. Ok, vengo subito. Maya, quel campo energetico deve restare intatto. Ho capito, Tony. Andiamo, Alan. Porta Sayala al centro medico. Maya, te la cavi da sola? Non ti preoccupare, non farei mai del male ad Alpha. Ok. Maya. Tu sei Maya, non è vero? La figlia di Mentor. Come mai ti trovi qui, su questa nave crotoniana? Credevo che tu fossi morta. Sono sopravvissuta alla distruzione di Psicon. L'unica superstite. Pensavamo tutti che tu fossi morto. E io sono sopravvissuto all'odio dei crotoniani. L'unico superstite. Siamo rimasti soltanto tu e io, Maya. Siamo gli unici psiconiani vivi.
Il campo energetico. Credevo che tu fossi venuta a salvarmi, Maya. Sono ancora prigioniero, allora. Non per molto. Sayala è il comandante di questa nave. Quell'essere malvagio. Quali menzogne ha detto su di me? Non serviranno ora che Yesta è stata riportata in vita. Sì. Se c'è un essere di provata integrità, quello è Yest. Dov'è? Al centro medico. Nell'attesa che la verità venga fuori, dimmi quello che ti è successo da quando ti ho visto l'ultima volta. Ne sta venendo fuori. Yesta. Io sono Yesta. Grazie, dottoressa, per aver aiutato la mia amica. Come sta? Non sa dove si trova, non mi conosce. Un volto familiare la rassicurerebbe. Yesta. Sayala è qui. Yesta! Yesta! Portatela via! Non dovevamo trattare così gli psiconiani. Dovevamo lasciarli vivere in pace. Yesta, mi vuoi ascoltare? Ti prego, ascoltami. Portatela via! Portatela lontano da me! Ha ucciso Clea! Almeno sappiamo da che parte siamo. Maya? Sì, Tony. Pare che Dorzak sia innocente. Io lo sapevo. Se tu riuscissi a far rivivere Dorzak. Già fatto. Allora posso farlo uscire dal campo energetico? Sì. Conducilo in un alloggio più comodo, livello D. La tua fiducia ci ha sorretto entrambi. Riportali in isolamento. È ovvio che mentiva. Tu dici, c'è qualcosa che non quadra per me. Ha detto che la mente di Dorzak aveva il potere di soggiogare gli altri. Forse è lei ad avere quel potere. Vuoi dar retta ad un vecchio amico, per favore? Gira al largo, insomma. Qualcosa del genere. Ehi, Sam. Salve. Fammi un favore, controllami un po' questo. Ho appena controllato il gemello di questo per la dottoressa. Sì? E cosa aspetti a dirmi qualcosa? Certo. Guarda, è quello che la dottoressa ha rimosso dalla testa di Yesta. È uno struttore neuropulsonico. Collocato di proposito. Non ho detto questo, l'ha detto la dottoressa Rassa. Cosa doveva bloccare? Ne ha idea? Ecco, queste sono psicoonde organiche. Che cosa significa? Sono impulsi elettrici associati alla percezione extrasensoriale. Se io ti dovessi dare un ordine o un messaggio, gli impulsi del mio cervello sarebbero così? Sì, potrebbero essere. Tu potresti bloccare il messaggio se avessi una di queste cose infilata nella testa. Esattamente. Sam, i nostri sensori hanno raccolto queste psicoonde organiche. Sono state trasmesse oggi? Sì, certo. Parlami ancora della tecnica sulla trasformazione molecolare.
Te ne sei impadronita? Ma certo. Naturalmente. Con l'aiuto di mio padre. E che mi dici dei tuoi amici su Alfa? Ha insegnato anche a loro la tecnica? Solo gli psiconiani possiedono la struttura molecolare che consente la trasformazione. Allora me la devi insegnare. Tu sei così perspicace in tutto. Mi fa piacere saper fare una cosa che tu non sai fare. Tu devi insegnarmi il principio. Maya, vieni al centro medico, per favore. Vengo subito, Tony. Esercita quel tuo famoso cervello e fai in modo che i miei amici di Alfa trovino un pianeta abitabile. E io ti insegnerò la trasformazione molecolare quando torno da te. Eccolo qua, esattamente dietro l'orecchio, sotto il cuoio capelluto. È un'operazione semplice, può essere eseguita in pochi minuti. Se solo avessimo saputo cos'era quella cosa prima di toglierla a Yesta. Yesta, povera Yesta. È morta con quelle terribili accuse sulle labbra. Deve soffrire molto se pensa che io la biasimi. No, dovunque sia ora. Sa che tu non la biasimi. Allora sei convinto che dico la verità? Naturalmente. Maya, guarda qua. È uno struttore neuropulsonico. Ha il compito di bloccare le onde elettriche e tante altre cose. Vale a dire ipnosuggestione. I nostri sensori hanno raccolto una trasmissione di ipnosuggestione a 1300 ore e 22, l'ora precisa in cui hai fatto uscire Dorzak dalla stasi. E si sono fermati subito dopo la morte di Yesta. State accusando Dorzak di trasmettere quegli impulsi? Sì. I crotoniani hanno perfezionato il dispositivo per bloccare le psicoonde prima che entrino nel cervello. Ma se questo è vero, perché Clea e Yesta ne sono state colpite? Clea era innamorata di Dorzak, che si tolse l'unica cosa che la proteggeva dai suoi poteri. Devo prendermi io la responsabilità per Yesta. Ho rimosso il dispositivo. Quindi Dorzak era in grado di farle dire quello che lui voleva farci ascoltare. Helen, come facciamo a sapere che non ci sta ingannando? Maya, non possiamo essere sicuri nemmeno di Dorzak. Se può controllare la mente anche nella condizione di stasi, potrebbe dominarci completamente. L'unica che non può sopraffare è Sayala. Sì, datemi un'arma e io lo farò prigioniero di nuovo. No, Tony. Non ti preoccupare, non ho intenzione di dargliela. Riporta la signora in prigione. Prego. Questa volta andrà bene. Maya, c'è un modo per riuscire a sapere la verità. Se Sayala e Dorzak fossero lasciati soli, tutte le carte sarebbero in tavola. Fa attenzione, Maya. Se Dorzak sospettasse. Attenzione a tutto il personale di sicurezza. La donna di Croton, Sayala, è fuggita dalla prigione e tiene con sé la dottoressa Russell in ostaggio. Ora si trova nella sezione L e si dirige verso la nave crotoniana. Nessuno, ripeto, nessuno deve cercare di fermarla. Posso fare qualcosa per aiutarvi? Grazie. Se la vostra gente dovesse rimanere ferita per colpa mia. Va bene, Alan, com'è successo? Non lo so. A che gioco giocano quelli della sicurezza? Di a Sayala che mi scambierai con la dottoressa Russell. È questo che lei vuole. L'avevo immaginato.
Stanno andando alla nave crotoniana. Devo fare una richiesta, signor Verdeschi. Lo so, il tuo Dorzak contro la dottoressa Russell. Esatto. E nel caso Dorzak la rendesse riluttante, posso ricordarvi che ho deciso di accendere i fotoni guida prima di lasciare la base lunare Alfa. Così tutta la vita qui sarà estinta dalle radiazioni. Non credevo che i crotoniani uccidessero. È un linguaggio che a quanto pare capisci. Aspetto lo psiconiano immediatamente. Dorzak. È assurdo scatenare la guerra. La guerra è un fatto naturale per voi, psiconiani. Così lontano da Norvak vedo le cose più chiare. Voi, crotoniani, siete in verità più in pericolo per voi stessi che non per gli psiconiani. Allora per te non siamo più in pericolo. Ma la vostra civiltà si è indebolita perché si è adagiata. Noi psiconiani siamo temprati dalla lotta per la sopravvivenza. Non puoi sovvertire la mia mente come hai fatto con Yesta. Sarà magari vecchia. Ma la tua civiltà originariamente si fonda sulla supremazia militare. Soltanto se si raggiungesse questo, crescerebbe la lussuria della cultura. Sdraiati sul letto di stasi. Questa pistola è pronta a sparare. Sì. Questo letto è molto comodo. Come hai fatto a sovvertire la mente di Yesta? Lo dovresti sapere. Sayala dovrebbe saperlo. Ma perché tremi così? Non sto tremando. Hai d'un tratto paura di me. Sayala non avrebbe paura di me. Lo sai perché hai paura di me? Perché tu non sei Sayala. Tu sei Maya. A quest'ora lo saprà. Le diamo altri 2 minuti, poi entreremo. Deve esserci qualche tara nella natura degli psiconiani che ci fa diventare tutti mostri. Prima mio padre. E adesso te. La filosofia non serve per vivere nello spazio. È la lotta per la sopravvivenza che ci rende tutti mostri. Ma questa lotta non ha guastato gli abitanti di Alfa. Essi sono un patetico esempio del lento processo di estinzione. Senza il tuo aiuto di psiconiana sarebbero già morti. Loro mi hanno salvata dal nostro pianeta condannato. Sei una bambina, Maya. Una bambina che può essere di grande utilità per me. Mi rifiuto. Solo i crotoniani sanno far funzionare le loro astronavi, perciò deve avere Sayala sotto controllo. E per far questo è necessario che la dottoressa le tolga lo struttore neuropulsonico. No! Ti ordino di trasmettermi la scienza della trasformazione molecolare. È passato troppo tempo. È vero. Ok. Maya. Mi ero sbagliata. Stai bene? Non molto. Non riesco a capacitarmi. Ha detto delle cose orribili. Non è il Dorzak che conoscevo. Vado a dirlo a Sayala. Alan, dille che può riavere la sua nave ora. Ma voglio che lasci la base il più presto possibile. Ho avuto paura. Ma adesso è al sicuro, in stasi. Non devi avere più paura, Maya. Ehi,
Ho una cosa che ti solleverà un po'. Che ne dici di una birra? Ne ho messa qualcuna in fresco. Lo sai che la mia birra è speciale. Sì, la gradirei proprio. Splendido. Allora, ci sarebbe un favoloso ristorante francese che so io alla fine del blocco di livello 9. Voilà. Oppure potremmo rilassarci un po' galleggiando nello spazio esterno. Dai, vieni, facciamo festa, te lo meriti. Fra un po', Tony. Vorrei restare qui a fare le mie scuse a Sayala. Perché le tue scuse? No, andiamo, Maya, non sei tenuta a farle. Ti prego, Tony. Ci vediamo alla centrale comandi. Ok. Non farti aspettare. Su, Helen, andiamo. Va avanti, Tony. Prima che vadano via, vorrei sapere qualcosa sulla Stasi. Oggi proprio mi dice male. Vorrei che tu mi facessi un'operazione, dottoressa. Sì, Dorzak. Allora posso tornare alla mia nave? Maya l'ha preso in trappola. Lui credeva di parlare con te. Abbiamo saputo la verità. Oh, come posso ringraziarti? Beh, perdonandoci di aver dubitato di te. L'ho sentito subito che tu mi eri amico. Lo ero e lo sono. Helen, ho i rapporti che mi avevi chiesto. Ah, grazie. Tony. Sì, Ed. Helen è stata qui poco fa. Quello è un centro medico, lei è un dottore? Ma ecco, ha preso degli strumenti chirurgici ed è uscita senza dire una parola. Avevo dei rapporti che era ansiosa di vedere, ma non gliel'ha importato niente. Il suo modo di fare era, ecco, piuttosto insolito. Di cose piuttosto insolite ce ne sono state molte qui di recente, Ed. Per esempio, avevo consigliato a Maya di bere un po' della mia birra e lei ha detto che l'avrebbe gradita. Direi che questo è un comportamento insolito. Per Maya. È un sollievo saperlo di nuovo sotto stasi. Io non mi sentirei così sollevata. Signor Carter, consegnami subito la pistola. E adesso, signor Carter, entra nella camera di Stasi. Scusami, Sayala, ma fin tanto che non ti sarà rimosso dalla testa quel dispositivo, non potrò raggiungere la tua mente. Ah, dottoressa Russell, ti dispiace prepararti, Sayala? La dottoressa Russell ha accettato di eseguire la necessaria operazione. Ha preso gli strumenti chirurgici, poi è uscita dalla porta così, senza dire una parola. Non si è mai comportata così prima. La preoccupava qualcosa? Ancora non lo so. Dottoressa Russell, la sua paziente è pronta. Signor Verdeschi, vuoi consegnarmi la tua pistola? Helen, stai bene?
Sì, sì, vai da Alan. Sulla parete. Bentornata. Tutto bene, Maya. Ora è tutto finito, sta tranquilla. Cosa è successo? Te lo dirò subito dopo aver messo Dorzak dietro il campo energetico. Gamba questi terrestri. Va tutto bene, Tony. Bel lavoro quello di inserire la capsula, dottore. Bel lavoro averla tolta, dottore. Dov'è Alan? Il minimo che possa fare è di dirmi grazie per avergli salvato l'amica aliena. In questo momento è con la sua amica aliena. Noi siamo immunizzati contro la tristezza della separazione, ma mi vergogno di dire che sono un po' triste lo stesso. Io non sono condizionato. E non mi vergogno di dire che cosa provo, sapendo che non ti rivedrò mai più. Come dite addio voi di Alfa? Come dite addio voi di Norfolk? Preferisco come lo dite voi.